Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, andiamo a vedere quello che è successo oggi al San Vito Marulla, quel di Cosenza, dove il Pisa ha pareggiato per una rete a uno. È una formazione messa in campo da nostra Aquilani che nel primo tempo non mi è piaciuta niente, al di là degli errori, diciamo così, individuali, non mi è piaciuta. Moreau non mi piace, Mlakar messo in quel modo, lasciato da solo, dove i palloni arrivano col contagocce, non dice niente, perché proprio la disposizione alla squadra, secondo me, non è quella corretta, quella giusta. Questo è quanto, quindi noi poi si va in sofferenza, al di là degli errori che sono stati fatti da Calabresi in primis, dove oggi era per noi sicuramente una partita importante, quindi dovevano tutti dipendentemente scendere in campo con una mentalità diversa, invece sono scesi in campo con una mentalità secondo me non giusta. E poi, diciamo così, nel primo tempo abbiamo visto, diciamo, un solo tiro da parte di quello di Arena, che è andato vicino al palo, diciamo, per un soffio. E quindi niente, poi il primo tempo, insomma, si chiude qua. Nella ripresa, ecco, la ripresa poi ha avuto tutto il suo dire la ripresa, perché poi noi siamo rimasti in 10, al di là che poi Tutino abbia segnato, ma Loria non ha sicuramente colpe, e forse Canestrelli si è trovato un po' indietro, ma non è stato quello, diciamo, il fattore incisivo. Al di là di questo, poi abbiamo visto, c'era sicuramente rigore per noi, come c'era sicuramente rigore per Cosenza, non dati. E poi giusta l'espulsione di Calabresi, ma per Plastic doveva essere, diciamo, secondo me, espulso anche lui per somma di ammonizioni. Quindi anche qui errori arbitrali oggi se ne sono visti parecchi, no? Prazelic, ecco, se non mi sbaglio si pronuncia così, poi scusatemi della pronuncia. Comunque sia, questo è stato qua e questo è quanto. Poi sono saltati poi gli schemi, perché alla fine è entrato dentro Torregrossa e Gaetano Masucci, il nostro grande Gaetano. Poi Touré è andato vicino, perché poi ci siamo ritrovati negli ultimi 10 minuti più recupero, quindi una quindicina di minuti all'arrembaggio, quindi praticamente siamo rimasti nell'area, diciamo così, difesa da Cosenza. E Touré è andato vicino alla rete, non è riuscito, va bene, il portiere Cosenza ci ha messo del suo veramente per pararla, ha parata, bravo. E poi Gaetano si inventa una mezza rovesciata e Caracciolo la insacca, e quindi riporta la situazione in parità. Un punto in definitiva che per noi è oro. Allora andiamo a vedere, poi andiamo per finire andiamo a analizzare bene, diciamo così, le scelte secondo me scellerate di Aquilani, ma è un mio pensiero, poi se d'accordo o meno, però secondo me sono proprio scellerate. Loria 6 poco può sul tiro di Tutino, no? Quindi non c'è niente da fare, non gli lascia scampo. Quindi un bel 6 a Loria. Calabresi 4, perché più di una volta è andato in ritardo, sull'avversario, è stato ammonito e poi gli è stato detto anche dall'arbitro in un altro paio di occasioni, ma lui ha continuato, e quindi l'espulsione giusta. Caracciolo 6 e mezzo, bravo, l'ultimo a mollare come un vero e proprio capitano, spinge, porta il pallone e all'ultimo secondo il suo gol vale non oro di più, peso d'oro.
Canestrelli 6 e mezzo, dove non arriva con la tecnica, arriva col fisico sto ragazzo. Bene, sta crescendo e cresce sempre di più, quindi per me è stata una buonissima prova da parte sua. Barbieri 6 e mezzo, dalla sua parte non si passa, avete visto che non c'è niente da fare, spinge praticamente ogni iniziativa avversaria, ribattendo colpo su colpo a chiunque provi a puntarlo, facendo vedere anche in avanti e appoggio in appoggio ai compagni. Quindi bravo Barbieri, un bel 6 e mezzo. Touré 6 e mezzo, fisicità e grinta in mezzo al campo, bravo bravo, e poi prova a impostare, poi va vicino alla rete, e poi diciamo così, da quando sono entrati Torregrossa e Gaetano sicuramente ha dato una spinta in più. Marin 5 e mezzo, non mi piace, non mi è piaciuto oggi, troppo impreciso, troppi palloni persi, quindi sì, ha lottato per dare il proprio contributo come sempre, però non mi è piaciuto, troppi palloni persi, troppi errori fatti. Poi dall'82esimo entra Torregrossa senza voto, perché per quello che ha giocato. Valotti 5, non riesce a entrare in partita oggi, diciamo così, che va sul campo su e giù, ma non riesce a imbeccare i compagni e quindi magari neanche a fornire un assist o un pallone degno di questo nome a qualche compagno. Dal 63esimo è entrato Piccinini, 5, prova a dare il proprio contributo, ma oggi in ombra, non mi è piaciuto niente. Arena 6 e mezzo, uno dei più intraprendenti, io direi, prova un po' di accelerazioni andando anche vicino alla rete, no, come detto ci è mancato poco che segnava, si prendeva il palo interno, entrava, quindi bravo Arena. Trato Beruotto, no, dal 46esimo il nostro predestinato ha fatto questo cambio, Beruotto 5 a Beruotto, non riesce a fare niente, provato un paio di discese, poi è sparito. Ma come si fa? Ma come si fa? Cioè, è ancora... Ma io non lo so. Vabbè, Moreo, 5. Per non dargli di meno, 5. 5, non lo posso più vedere in campo. Giusto, sbagliato, per carità di Dio, commentatemi, se... Non lo posso più vedere. Non lo posso più vedere, non si capisce cosa fa. Cerca di fare dal raccordo a mediana, un attacco, non... cerca di fare, non cerca di fare, terzino, esterno. Ma cosa vuole fare questo nella sua vita? Io ancora non l'ho capito. Il momento è finito il campionato e ancora non ho capito. 5, ma proprio per volergli bene. Dal 75esimo è entrato Veloso, non do giudizi, non do voti. Mlakar 5. I palloni giocati sulle porte arrivano veramente, poi l'ho detto prima, col contagocci. Questo ragazzo da solo non può giocare, sicuramente no, non può giocare, deve avere un appoggio, come detto nel terzo tempo. Dall'82esimo è entrato Masucci. 7. Ecco fatto. Entra e dimostra subito di voler lasciare il segno, ci riesce a tempo... tempo praticamente scaduto con l'assist rovesciata per la rete di Caraccio. Chiaro? Quindi noi ci dobbiamo, diciamo così, affidare ai senatori. Non c'è niente da fare. Questo è quanto. Questa è la verità. Questa è la nuda e cruda verità. Basta Moreo, basta Mlakar, basta. Ma perché basta Beruotto? Basta. Non se ne vuole più. Questo è il discorso. Non se ne vuole più. Se ci vogliamo salvare, poi. Per carità di Dio. Predestinato NP. Poi si rimedia anche l'espulsione. Io non lo so. Io dico questo. Dico, speriamo che io me la cavo, ma... ci sono possibilità, insomma, alla fine noi abbiamo giocato in 10 tutta la ripresa, alla fine abbiamo sostituito
predestinato a sostituire Torre Grossa, messo dentro Torre Grossa, ha messo dentro Gaetano, come detto prima. Non mi sono piaciuti i Piccinini, sicuramente Beloso è stato un'ombra, quindi, però questi con Touré la spinta è stata una spinta massima, quindi ci voleva proprio questo discorso, insomma, mettere dentro. Allora, andava fatto prima, sicuramente. Ci bastavano quei 10 minuti prima, non dico tanto, non dico la seconda, ma 10 minuti prima, ecco, al 65esimo, 60esimo, 70esimo, quello era il momento giusto. Buttavi dentro quello che avevi e sicuramente non andavi, magari la pareggiavi lo stesso, magari non la pareggiavi, non lo so, però alla fine la spinta propulsiva l'abbiamo avuta lì, con questi cambi, questo riassetto. I ragazzi sono quasi riassettati da soli. Ma come si fa ad andare avanti così? Io mi chiedo io, ma come si fa ad andare avanti così? Come si fa ad andare avanti così? Io sono contento perché oggi un punto preso è una manna dal cielo, ragazzi, una manna dal cielo. Sono contento, ma per il resto non sono contento, sicuramente no. Bene, io la chiudo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, commentate, perché il vostro commento è importante. E io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!